Oggi siamo con una collaboratrice d'eccezione, Kira, la mia setter in inglese, per provare l'ultima novità di Garmin per quanto riguarda il tracciamento dei cani da caccia. Sto parlando della combinazione tra il palmare Alfa 300K e il collare TT25K. Una nuova combinazione che. Eh, riconferma le doti di affidabilità e di precisione del sistema classico Alfa di Garmin, eh, ma con funzionalità estese con alcune eh, novità. Eh, partendo dal, dal palmare, eh, si tratta di un palmare con schermo touchscreen da eh, 3,5 pollici, eh, quindi molto grande, molto luminoso e facile da vedere eh, nelle varie eh, condizioni di luce. Ha anche tre tasti fisici nella parte superiore che possono essere associati con eh, funzionalità, eh, diciamo, rapide eh, a scelta dell'utente. Eh, mentre eh, le, le, le caratteristiche eh, di tracciamento sono le stesse di tutti i sistemi Garmin quindi c'è la modalità bussola, che è quella che sto utilizzando ora, che fornisce informazioni su distanza, velocità eh, e direzione del cane o dei cani perché il sistema può monitorare fino a 20 collari contemporaneamente con una portata massima di 10 km e oltre a questo ovviamente segnala lo stato di ferma. Eh, con un avviso sonoro, una vibrazione, oppure entrambi a seconda dell'impostazione eh, e il, la sensibilità minima che può essere impostata è di 5 secondi, quindi segnala la ferma dopo 5 secondi. Ci sono anche modalità oh. con frequenza eh, meno, eh, cioè, leggermente più lunga che permette eh, un risparmio significativo della batteria. Eh, una delle novità, infatti, riguarda proprio la batteria, eh, batteria che è per la prima volta sostituibile sia sul palmare sia sul collare e che garantisce un'autonomia di 55 ore sul palmare e 68 ore sul collare. Sul collare in più c'è la possibilità di sostituire il pacco batteria standard con un pacco batteria esteso che raddoppia la durata della batteria fino a 136 ore. Per quanto riguarda invece la modalità mappa è possibile seguire il movimento del cane sulla mappa dove viene tracciato anche il percorso del cane e del cacciatore con due linee di colore diverso, è presente all'interno del dispositivo di serie la cartografia Topoactive europea, ma è possibile grazie alla connettività wifi scaricare anche le mappe satellitari per una visione diciamo, più realistica del terreno. Oltre a questo, il Palmare è stato dotato della nuova tecnologia Channel View che permette di eh, visualizzare... Eh, tutti i dispositivi presenti nella zona e di scegliere manualmente il canale eh, più libero, quindi per evitare possibili interferenze soprattutto nelle cacce collettive. Pensiamo per esempio alla caccia al cinghiale con i cani da seguita dove ci sono molti cani e molti collari tutti nella stessa area e quindi scegliere un, un canale libero può aiutare ad avere funzioni eh, migliorate eh, anche in presenza appunto di una, di, un certo, di una certa densità di dispositivi GPS. Eh, per quanto riguarda il collare, la principale novità è rappresentata dal peso, che è ridotto di circa il 35% rispetto ai, ai vecchi modelli di Garmin, oltre alla, alla fascia che unisce il sistema GPS con la batteria. Eh, che è eh, più resistente e soprattutto sostituibile, quindi in caso di usura estrema l'utente può acquistare il ricambio e sostituirla eh, senza bisogno di utensili particolari o di particolari, ehm, di particolari capacità. Eh, il costo del dispositivo è di 399 euro per il collare e di 849 euro per il palmare. Che, sono, che diventano invece 899 se si vuole acquistare la versione Alfa 300iK dove I sta per InReach che è una particolare tecnologia che con un piccolo abbonamento mensile consente di comunicare come, si, come se fosse un telefono satellitare anche in assenza di segnale telefonico quindi soprattutto se si caccia in zone particolarmente isolate e particolarmente rischiose, è possibile chiedere soccorso direttamente grazie al dispositivo Garmin eh, e di, di comunicare in qualsiasi situazione. Il eh, Palmare Alfa 300i, oltre che con i nuovi collari TT25K, eh, è eh, compatibile anche con i vecchi collari della serie K e KT.